Siamo su Saveria, è venuto a trovarmi un mio carissimo amico, poco conosciuto sui social, ma uno dei pescatori più forti, veramente, no? Quelli che avete visto fino a mo'. Il grande Alfonso Cubiciotto, direttamente da Napoli. E abbiamo un barcaiolo d'eccezione, anche lui è abbastanza conosciuto. C'è qui il barcaiolo d'eccezione, Luigi. Oggi faccio la tattica di gara, la faccio io. Faremo un po' di tuffi, faremo 3-4 tuffi a testa, no? Luigi ci fa da... Io faccio la tattica di gara, tutti e due pronti con le pin e vi alternate uno con l'altro, così non perdiamo tempo nel recupero. Quando uno sta giù l'altro recupera. Ah sì? Quindi un tuffo ciascuno facciamo. Stasera così. Porca miseria, bello, grande, che allenatore che abbiamo. Grande Alfonso che ha fatto un'ottima gara ai campionati italiani, è stato un po' sfortunato, porca miseria quanto mi dispiace. Non è entrato il dotto, per quanti grammi? Per 4 grammi non è entrato un dotto di 3 kg. Era 2,996 kg e quindi non è salito sul podio. Comunque grande. Sei un grande Alfonso. Il barcaiolo ha preso la sua postazione. Io e Alfonso ci siamo messi la muta. Siamo andati su questi spot abbastanza impegnativi, tutti spot dai 38-39 metri in giù. Ovviamente tutti questi tuffi li abbiamo fatti con il piombo mobile, che usato con cognizione e con le giuste precauzioni e con le giuste regole è ancora più sicuro dell'assetto costante. Il problema è che molti lo utilizzano per andare a quote dove non arrivano in assetto costante e si fanno male. Quindi mi raccomando ragazzi, non imitateci, queste sono cose che si fanno solo con moltissima esperienza. Qui sto scendendo io, primo tuffo della giornata, su una zona di bei pietroni a 40 metri. Come potete vedere, all'improvviso sotto questa pietra mi scoda un dotto, un bel pesce di almeno un paio di chili, anche di più, che però non riesco a catturare perché lo vedo tardi ed ero quasi già a fine apnea, quindi risalgo. Allora, oggi l'acqua è uno spettacolo, ho fatto il primo tuffo io, acqua cristallina. Non c'è neanche il termoclino fino ai 40 metri, c'è giusto una brezza più fresca, così carina. Che sono secondo te? Saranno dentici. Dentici? Sì, sono dentici. Porca miseria, vai al fo, stanno identici, E invece no, c'era un cernione di 24 kg che Alfonso ha fulminato e stanato nello stesso tuffo. Alfo, alzala. Madonna. Ma che cazzo c'ha le pulci? Sì, c'ha le zecche. C'ha le zecche, ecco perché l'hai presa. Sì. I tubolari! Cazzo, è una canina, Ovviamente su decine di tuffi a vuoto, per questioni di tempo, vi faccio vedere solo i tuffi più buoni. Qui sto scendendo su una zona in cui c'è una pietra, dove ci sono le corvine. Infatti punto subito una corvina, peccato che la telecamera ce l'ho un po' bassa e quindi non inquadra la corvina nel momento dello sparo, però si vede subito dopo. Più o meno la discesa e anche la salita, la velocità è di circa un metro al secondo, quindi per fare dei tuffi a 40 metri ci vogliono 1 minuto e 20 solo tra discesa e risalita. Un sacco di saragoni c'erano. Era pieno di saragoni, belli. No, erano due così. Alfo, scendi tu. Ok, vai. Fatelo tu. No, lascialo scendere. Non ti decise, per favore. Tu spara ste cagate. Meno male che sto registrando. Sto registrando, così ormai l'ha detto, hai capito? Che mi porta sui punti di merda a sparare i pesciolini e lui va a sparare i pesci grossi. Va bene. Luigi mi sta sistemando il mio mitico novantino. Vai, lavora.
Allora ragazzi, la giornata volge quasi al termine, già è stata una bella giornata intensa, piena di tuffi, non sono usciti molti pesci, però ci siamo divertiti. Qui adesso inizia la parte più importante del video, perché poi tutto il video sarà strutturato e sarà dedicato interamente a quello che succede in questo tuffo. Come potete vedere è quasi buio, quindi uno degli ultimi tuffi della giornata. Quando, mentre illumino con la torcia nei buchi, vedo un grosso testone di una grossa cernia, stimata intorno ai 20 kg. Non ci penso troppo, mi sembra un tiro facile, pesce fermo, immobile, di testa, decido di spararlo. Lo colpisco bene, in mezzo agli occhi, il pesce non si muove proprio, sembra fulminato. Adesso succede dell'incredibile. Durante la risalita vado per forzare sul nylon per cercare anche di stanarlo, tirando forte, e si spezza qualcosa. Ritorno su solo con il fucile e il sagolino, senza asta e senza pesce. Niente, sta il pesce fulminato con l'asta e si è... non so che cosa è successo, andiamo a vedere. Questo tu me l'hai messo. Vabbè, ma rimasto nel buco con la sedia. Sì, lo vai a prendere tu per fuori a fuori, non voglio scendere più. Vabbè, cioè perché non hai preso l'asta? Ma l'asta niente, è fuori. Il pesce è morto. L'asta è fuori, devi solo andare a prendere. Ma l'asta. Sei un coglione! Non è stretto, io te l'ho dato per stilo. Cazzo dici! Non riuscivo. Ehi, non l'ha stretto! Non l'hai stretto tu, non l'hai stretto, non io! C'avevi la pinza in mano e non riesco a infilarlo. Ma io so che me l'hai dato già chiuso. Ma cosa? No, mica so che me lo devi chiudere, no, lo devo chiudere io. Cioè tu mi avevi dato il coso senza chiuderlo, lo sleeve senza che chiuderlo. Ma c'hai tu la pinza in mano? Ho detto no, non riesco a infilarlo. Ma io non so manco dove cazzo sta la pinza, tu l'hai portata, mica io. Cioè qua sta la pinza. C'hai la pinza in mano e stavi smadonnando che non riuscivi a infilarlo. Ma tu non avevi chiuso lo sleeve, Vabbè, mi tremano le gambe. Se ti ho dato il filo così e basta. Mi tremano le gambe. Non riesco a infilarlo. Se ho spazio la cena di 20 kg, tu non mi hai chiuso lo sleeve. Hai visto se ne è venuta? Perché non hai preso l'asta e hai già fatto? Che hai soffiato a 42 metri e mezzo di riscendere giù e prendere l'asta. Non hai chiuso lo sleeve. L'altro fucile l'ho fatto io. Io ti ho detto, Luigi, per favore, puoi fare tu, no, che tu io detto, non ci riesco, tu, che ho i guanti. Ecco, tu. Vabbè, non litighiamo, facciamo prendere prima il pesce ad Alfonso. Allora, quella giornata è finita un po' male, sinceramente, perché quel pesce non l'abbiamo recuperato, né io né Alfonso. Era tardi, erano le 8 meno un quarto, era buio, c'erano 43 metri, e è sceso Alfonso e mi ha detto, fra, lo hai sparato in un buco più piccolo della sua testa. Quel pesce non uscirà mai da lì. Bisogna solo provare a vedere se ci sono altri ingressi da qualche altra parte, in modo che tu ti possa sfilare il pesce, anche se con l'asta sarà difficile. Insomma, era una situazione molto complicata, profonda, era tardi, ce ne siamo tornati a casa. In quei momenti non c'è proprio voglia di fare video, di raccontare quello che sta succedendo, perché ti si aggroviglia lo stomaco e stai un po' male. Almeno io così l'ho vissuta, ma un po' tutti e tre stavamo così. Che ne so, come un lutto, cioè se uno vive un lutto mica c'ha voglia di fare video. Cioè io stavo proprio male, anche se era stata una bella giornata, ci eravamo divertiti, avevamo fatto una bella pescata, però stavamo tornando a casa con un pesce di 20 kg su per giù, sparato, fulminato e lasciato lì. Quindi io sono tornato a casa, sono stato male, non ho mangiato, digiuno, avevo lo stomaco chiuso, ho dormito poco e non volevo neanche ritornarci perché sapevo che era una situazione comunque un po' extreme, perché Luigi e Alfonso il giorno dopo non c'erano, ero da solo, era profondo, sapevo che il pesce stava in quella posizione brutta in cui non potevo tirarlo fuori da lì. Ormai ho fatto questa cavolata di spararla in un buco che pensavo potesse essere abbastanza grande per poterla tirare, invece ho sbagliato. Farò tesoro della mia esperienza, sto lasciando un pesce così grosso sul fondo. Poi Emma stava in mare con degli allievi, con un allievo in particolare, con Ciccio, con un ragazzo siciliano che è venuto a fare uno stage di apnea con Emma. Emma è la mia collega istruttrice Apnea Academy di Lecce e lei mi ha detto, guarda, io mi libero verso le 4 e mezzo, le 5, se vuoi ti accompagno, almeno vai a farti due tuffi così per vedere com'è la situazione. Io all'inizio non ci volevo andare,
Poi ho detto, vabbè, dai, visto che c'è lei e che così vado proprio senza nessuna aspettativa, non porto neanche la GoPro. Quindi sono sceso, ero concentrato, ero un po' teso, ma più che teso ero dispiaciuto perché sapevo già che stavo facendo una cosa che non aveva speranze, cioè che il pesce stava lì, l'avevo fulminato. Sarebbe stato nel posto in cui stava il giorno prima e non l'avrei potuto tirare. Quindi sono andato proprio senza nessuna aspettativa, sono sceso con un raffio, senza neanche il fucile, perché ho detto l'unica cosa che posso fare è scendere con un raffio, provare a raffiare il pesce, a infilargli il raffio sotto il labbro e provare a tirare un poco. Però più di quello non posso fare e sono sicuro già che se Alfonso mi ha detto che da quel buco quel testone non esce, posso star lì a tirare quanto voglio. Però ho detto, ma lo faccio il tentativo proprio per dire di averci provato. Sono sceso con il raffio a 43 metri, arrivo giù e trovo il pesce fuori dalla pietra, fuori dal buco, con l'asta ancora conficcata in testa, che mi vede, si spaventa e si rinfila sotto al pietrone. Non dal buco, ma da una pietra più grande. Io rimango un po' scioccato perché pensavo di averlo fulminato il pesce. Ritorno su, lascio il raffio, prendo il mio novantino. Scendo per a sto punto doppiarlo, vado sotto la pietra dove l'avevo visto nell'ultimo tuffo intanarsi con l'asta in testa e la fortuna vuole che me lo sono trovato tutto di profilo all'imboccatura di questa galleria, ferma, comunque era mezza moribonda, per cui l'ho centrata bene, l'ho sparata proprio in testa, vado per stanarla. Però non veniva perché l'asta che c'era sopra si era incastrata sulla roccia. Ho avuto un attimo di lucidità per scastrare l'asta e quando ho visto che il pesce usciva mi sono proprio sentito, non so dirvi come. Ho lasciato tutto perché è inutile portarsela di peso il pesce, quindi ho lasciato tutto, ho iniziato la risalita, consapevole di aver stanato il pesce e di starlo tirando su. Sono arrivato su con un'emozione incredibile, ho iniziato a recuperare il sagolino del 90 e ho visto sto pescione enorme che riemergeva e nulla, ero di nuovo rialleggerito di questo peso enorme che avevo nello stomaco ed è stato bellissimo, ovviamente per fortuna che è andato così, perché se il pesce fosse stato fermo in quel buco dove l'avevo sparato non sarebbe uscito, invece. Diciamo, la fortuna ha voluto che durante la notte il pesce si è spostato, non so come ha fatto a uscire da quel buco. Mi è molto dispiaciuto a sto punto non aver fatto il video del recupero, però vi posso assicurare che nella mia testa non c'era assolutamente questa. Cioè, non avevo proprio la testa per poter fare video, per documentare, per poter raccontare questa storia. È stata una cosa, diciamo, un po' mia personale, l'ho voluta vivere come un momento mio personale. Ero convinto di non riuscire a stanarlo, quindi ho detto, inutile che racconto? Non potrò raccontare nulla stavolta, è meglio che non lo dico neanche. E invece, per la seconda volta sono stato fortunato perché pure 2 anni fa mi era capitata una situazione analoga di una cernia bianca sparata, ma non riuscita a stanare il giorno stesso. Il giorno dopo sono andato e l'ho stanata. Per fortuna, pesci grossi, sparati e lasciati sul fondo ancora non li ho lasciati. È una pesca difficilissima, ma più che difficile, pericolosa. Va fatta con molta cura. Io, parlandone poi anche con Luigi e con Alfonso, che hanno più esperienza di me, è vero che il pesce era di faccia, di muso e in una posizione ottima per fulminarlo. Però non ho preso bene le misure del buco e quindi da quel buco non sarebbe mai uscita. E i pesci si sparano solo se riesci a fare anche l'occhio e capire se una volta che lo spari da quel buco riesci a cacciarlo. Anche per quello ci vuole molta esperienza che io sto facendo ancora tuttora piano piano. E come potete vedere, nonostante io vada in mare da tanti anni e sia abbastanza abituato a sparare pesci fondi, gli errori si fanno. L'importante, diciamo, è comunque non mettere mai la sicurezza a rischio. Ecco, con l'esperienza impari a sparare i pesci solo quando sei sicuro di poterli stanare. Questo ho imparato ancora di più oggi. Grande barcaiola. Attenzione a questo raffio che il pesce abbiamo già. Ero troppo dispiaciuto di aver lasciato questo pesce giù. E, non so, ero convinto di non riuscire a stanarlo perché sono 43 metri e perché stava messo veramente male il pesce. Invece l'ho trovato per fortuna in un'altra posizione, quindi il pesce stanotte si è mosso. Sono andato nella tana dove si era infilata, l'ho sparata praticamente di qui, l'ho fulminata, non veniva l'asta, quindi ho
tempo un attimo di capire perché la marinara sarà solo un attimo incastrata. Ho iniziato la risalita e adesso grazie Emma, grande barcaiola. Mettete sempre i guanti quando lavorate le cernie. Sono venuto da Luigi. Che puro. Hai preso Moby Dick, non ho capito, stava in giro con l'asta in testa. Che ci fai la mascherina del suo falcone? Lavori qua? Sì, ho cambiato lavoro. Vabbè, quindi ti veniamo occupando... a trovare alla masseria Pizzo, sì, Falcone. Mi sto occupando del verde della masseria. La masseria Pizzo Falcone, venite perché c'è un ottimo giardiniere. Sì, quindi fa il giardiniere alla masseria Pizzo. Ciao Giada! Lei è la proprietaria. Giada, complimenti per la masseria qua, eh! Vuoi fermare a mangiare in masseria? No, devo andare mo su Federica che mi aspetta. Vabbè, qui vi evito per la terza volta consecutiva il racconto della cattura del pesce, ma tra noi pescatori è così, quando prendi una bella preda, soprattutto una preda sudata come questa qua, la devi raccontare 3 milioni di volte a tutti i tuoi amici e la racconti sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa foga. Poco poco così e subito poi è uscito, secondo me l'asta quella di ieri, certo, si era incastrata, sì, sì. Non puoi immaginare la gioia mentre la tiravo su, guarda, sarà... Sarebbe stato un peccato lasciarla vivere. No, io stavo proprio male, nonostante ieri è stata una bella giornata, ci siamo divertiti, ma... Lo sleeves, vabbè. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa, perché la colpa è tua. Io ti ho solo infilato il filo nel rivetto. E poi tu hai passato... Ma io stavo con i guanti, ho detto, Luigi, fai tu. No, hai detto, infila nel rivetto. Ma almeno dimmi, chiudi il rivetto. Io credo che me l'hai fatto, credevo che me l'avessi fatto. Comunque meno male che non era una ricciolona, un denticione. No, perché saresti un ma sempre per colpa tua, no, perché io so che me l'hai sistemato tu il fucile. Stai facendo il barcaiolo. Fai il barcaiolo. Sistemami gli arbaletti. Madonna, quella cernia. E chi dorme più? Io se penso alla cernia non dormo.